trovato il cadavere. Secondo lo Scotland Yard, la ferita è venuta a Paddington, Calvert Street 24. La vittima è una certa Molly Lyon. La polizia sta ricercando attivamente, per interrogarlo, un uomo visto nelle vicinanze all'ora del delitto. Costui indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. Ricorda a tutti gli ascoltatori di prestare la massima attenzione. Le strade sono ghiacciate. Raccomanda agli automobilisti la massima prudenza. Si prevede che l'eccezionale nevicata continuerà per diverse ore e in molte zone la temperatura scenderà sotto zero, soprattutto sulle coste nord-orientali della Scozia. Signora Barlow! Signora Barlow! Molly! Molly! Molly, dove sei? Ero di sopra a fare anche la tua parte di lavoro, schiavista! Su, su, che adesso faccio io e ti carico la cucina economica! Già fatto! Oh. Ciao, Vicenza! Hai il naso freddo. Sono rientrata adesso. Sei uscita con questo tempo. E dove sei stata? Sono scesa giù in paese a comprare delle cose che avevo dimenticato. E tu? Hai trovato la rete metallica per il pollaio? No. Non c'era quella che volevo. E poi sono andato in un altro posto, ma anche lì niente da fare. Praticamente ho perso la giornata. Ah, Gesù, sono mezzo congelato. La macchina smandava da far paura, sai, con questa neve. Sfido. Cosa vuoi scommettere che domani restiamo isolati? Oddio, speriamo di no. Basta che non si gelino le condutture. Ah, sì, 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 dovremmo tenere sempre carica la caldaia. Fammi un po' sentire. E non abbiamo affatto bene. Almeno ci mandassero il carbone. Non ne abbiamo quasi più. Ah, come vorrei che tutto incominciasse bene. La prima impressione è importantissima, sai. Allora? È tutto pronto, eh? E non è arrivato ancora nessuno, immagino. No, grazie a Dio no. Comunque è tutto a posto. La signora Barlow se n'è andata presto oggi. Ha avuto paura della neve, credo. Ah, che lavative che sono le donne a giornata. Così tutto ricade sulle tue spalle. E sulle tue, amico. Il matrimonio è una società. Ah, sì, sì, sì. Purché tu non mi costringa a cucinare, però. No, 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 no. Quello è compito mio. Comunque abbiamo un'infinità di roba in scatola nel caso si restasse bloccati dalla neve. Giles, credi che andrà tutto bene? Fifa, eh? Ora sei pentita di non aver venduto la casa che ti ha lasciato la zia. Ammettilo, è stata un'idea folle trasformarla in una pensione. No, no, niente pentimento. Ma a proposito di pensioni, guarda un po' lì. Bello, eh? Bello, eh? È un disastro. Non lo vedi? Familiare con la G. Oh, diavolo! È vero! Chissà cosa pensavo. Ma non importa, no. Quello che conta è che sia familiare l'atmosfera. Per castigo dovrai caricare la caldaia. Oh, devo attraversare tutto quel cortile gelato. Oh no.
Già che ci sono, vuoi che abbassi anche il fuoco per la notte, sì? No, lo abbasserai verso le 9 o le 10. Ah, così dovrò uscire di nuovo, che simpatica prospettiva. Dai, sbrigati, stanno per arrivare da un momento all'altro. No, no, dimmi come hai assegnato le camere. Va bene. Allora, vediamo. Signora Boyle, camera del baldacchino. Mm-hmm. Maggiore Metcalf, camera azzurra. Senta. Signorina Caswell, camera mattino. Oh. Signor Wren, camera delle querce. Ma che tipi saranno? Forse avremmo dovuto farci pagare in anticipo, non credi? No, credo proprio di no. Ma siamo ancora così inesperti. Senti, vengono coi bagagli. Se non pagano, ce li teniamo. È semplicissimo, no? Io sono ancora convinto che noi avremmo dovuto seguire un corso di tecnica alberghiera. In un modo o nell'altro sta sicura che noi ci faremo imbrogliare. No, hanno dato tutti quanti degli indirizzi molto distinti. Precisamente come i domestici che danno le referenze false. Pensa, qualcuno di loro potrebbe anche essere un criminale fuggito alla giustizia. Le valigie, che tu dici le valigie, potrebbero essere anche piene di mattoni. Finché mi danno 7 sterline al giorno, non mi importa di quello che sono. Molly, sei una donna d'affari straordinaria. Vieni qua, vieni. Giles. Benvenuta a Paddington, Calvert Street 24. La vittima è una certa Molly Lyon. La polizia sta ricercando attivamente per interrogarlo un uomo visto nelle vicinanze all'ora del delitto. Costui indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. Ricorda a tutti gli ascoltatori di prestare la massima attenzione. Le strade sono ghiacciate. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza. Si prevede che l'eccezionale nevicata continuerà per diverse ore. In molte zone la temperatura scende. Infinite. Che tempo maledetto. Il mio taxi ha dichiarato sciopero davanti al vostro cancello. Non se l'ha sentita di affrontare il vialetto. Che razza di spirito sportivo. Lei è la signora Raston? Magnifico. Io mi chiamo Wren. Molto lieta, signor Wren. Sa, lei non è affatto come me l'immaginavo. Mi aspettavo la vedova di un generale delle truppe in India, atrocemente austera, molto Mem Sahib, e con una casa zeppa di ottoni di Benares. Invece questa casa è divina, semplicemente divina. Proporzioni squisite. Ah, quel tavolino è un falso. Ma questo è assolutamente autentico. Credo proprio che amerò questo posto. Avete dei fiori di cera e degli uccelli del paradiso? No, mi dispiace. Peccato. E una credenza, un bel credenzone di mogano, grasso e violetto, con tanta frutta scolpita? Sì, ce l'abbiamo, in sala da pranzo. Là dentro? Devo assolutamente vederlo. Assolutamente perfetto, di una rispettabilità granitica. Ma perché avete rinunciato al tavolo centrale di Mogano? I tavolini singoli rovinano l'effetto. Abbiamo pensato che i nostri ospiti avrebbero preferito dei tavolini singoli. Ah, le presento mio marito. Come va? Tempo ignobile, vero? Vi fa tornare a Dickens e alle sue novelle natalizie così fasulle. Ah, naturalmente signora, lei ha tutte le ragioni per i tavolini singoli. Mi ero lasciato prendere dal mio senso dell'epoca. Io porto di sopra la valigia. Camera della Querce, hai detto, vero? Sì. Spero proprio che ci sia un bel letto a 4 colonne con baldacchino di chintz a roselline. E invece non c'è. Non credo che suo marito diventerà mio grande ammiratore. È molto che siete sposati. Siete molto innamorati. Siamo sposati da 1 anno. Lei vorrà vedere la sua camera. Dusce. È che a me piace tanto sapere tutto del prossimo. Voglio dire, è così interessante, lei non crede? Beh, c'è chi lo è e chi non lo è. No, non sono affatto d'accordo con lei. Tutti sono interessanti, semplicemente perché non sappiamo mai com'è veramente una persona o a che cosa sta pensando. Per esempio, lei non sa assolutamente a che cosa sto pensando io in questo momento. No, non ne ho la minima idea.
Sigaretta? No, no, grazie. Vede, quello che voglio dire è che le uniche persone che sanno veramente come è fatto il prossimo sono gli artisti. E non sanno perché lo sanno. Ma se sono pittori o ritrattisti, sulla tela viene fuori. Lei è pittore? Oh, no, no, no. Architetto. I miei mi hanno chiamato Christopher nella speranza che facessi l'architetto. Il secondo Christopher Wren. C'era il nome, il più era fatto. Oh, naturalmente tutti mi prendono in giro e mi chiedono notizie sulla cattedrale di St. Paul. Ma chissà, ride bene chi ride ultimo. E magari l'ultimo sarò io. I villini prefabbricati in REM, sì, i villini prefabbricati in REM potrebbero passare alla storia. Credo proprio che mi troverò bene qui. Sua moglie è simpaticissima. Già. E bellissima, poi. Non sia assurdo. Ecco la tipica signora inglese. I complimenti li imbarazzano a morte, le europee no, loro li accettano come dovuti. Ma voi inglesi non avete un briciolo di femminilità. I mariti ve la polverizzano tutta. Sì, c'è qualcosa di terribilmente grossolano e prepotente nei mariti inglesi. Venga, venga a vedere la sua camera. Andiamo proprio? Sì, direi di sì. Caro, ti spiacerebbe caricare finalmente la caldaia? E questo è Manso e Mena, immagino. Sì. Sono la signora Boyle. E io sono Giles Ralston. Prego. Vada pure vicino al fuoco, signora, si scaldi un po'. Che tempo orribile, vero? Altri bagagli con sé? Un certo maggiore Metcalf, mi pare, se ne sta occupando. E allora gli lascio la porta aperta. L'autista non se l'è sentita di affrontare il viale. Ci ha lasciati al cancello. Abbiamo dovuto dividerci un taxi alla stazione. Ed è stata un'impresa trovare anche quello. Non avete mandato nessuno a prenderci, a quanto pare. Mi spiace, sì. Non sapevamo che treno avreste preso, altrimenti avremmo senz'altro provveduto. Bisognava mandare qualcuno a tutti i treni. Mi dia il cappotto. Mia moglie arriva subito. Io vado a dare una mano a Metcalf con le valigie. Avreste almeno dovuto spalare la neve sul viale. Oh, che faciloneria. Che trascuratezza. Mi dispiace molto. La signora Raston? Sì, io... Lei è molto giovane. Giovane? Per dirigere un'impresa di questo genere. Non può avere molta esperienza. Beh, bisogna pur cominciare, non crede? Capisco. Nessuna esperienza. Una casa vecchia. Spero non abbiate la carie del legno. Ma figuriamoci. Sapesse quanta gente non si rende conto di avere la carie del legno finché non è troppo tardi. La casa in condizioni perfette. Una mano di pittura non le farebbe male. Ci sono i vermi in questa boiserie, lo sa. Da questa parte, maggiore. Ah, felicissimo! C'è una tempesta di neve che non lascia vedere da qui a lì. È difficile arrivare fino alla porta. Se continua in questo modo, domattina ne avremo 1 o 2 metri. Non avevo visto nulla di simile dal giorno del mio congedo, 15 anni fa, nel 1965. Io porto di sopra le valigie. La camera azzurra e la camera rosa, avevi detto, vero? No, nella camera rosa ho visto il signor Wren. Gli è piaciuto tanto il letto a baldacchino. Quindi il maggiore Metcalf è nella camera delle querce, la signora Boyle nella camera azzurra. Maggiore? Vi seguo. Signora? Avete problemi di servitù qui? Abbiamo una brava donna aggiornata che viene su dal paese a darci una mano. E come personale fisso? Niente personale fisso, ci siamo soltanto noi. Però mi era parso di capire che questa fosse una pensione perfettamente organizzata. Stiamo cominciando adesso. Mi scusi, sa, ma bisognava procurarsi prima ancora di aprirlo un personale specializzato. La vostra inserzione getta solo fumo negli occhi. Posso chiedere se sono l'unica ospite, oltre al maggiore, naturalmente? Oh no, ci sono parecchie altre persone.
E questo tempaccio poi, una bufera addirittura. È tutto, tutto molto increscioso. Ma non potevamo prevederlo, il tempo. C'è il buio, l'aria è tempestosa. E il pettirosso che farà? Morirà, morirà, morirà. Io adoro queste canzoncine infantili e lei, sempre così tragiche e sadiche. E forse è per questo che ai bambini piacciono tanto. Permette? Il signor Wren, la signora Boyle. Piacere. Questa casa è davvero deliziosa, non è d'accordo anche lei? Alla mia età, giovanotto, le comodità di una casa sono molto più importanti del suo aspetto. Se avessi saputo che non si trattava di una pensione perfettamente efficiente, non sarei mai venuta qui. Mi si era lasciato credere che ci fossero tutti i domestici necessari e tutte le comodità che può offrire una casa ben organizzata. Non è obbligata a rimanere qui se non è soddisfatta, signora Boyle. Ah no, non mi sogno proprio di andarmene. C'è stato un malinteso, forse è meglio che lei si rivolga altrove. Abbiamo così tante richieste che ci sarà facilissimo rimpiazzarla. E in ogni caso dal mese prossimo aumentiamo la retta. Non ho nessuna intenzione di andarmene prima di essermi fatta un'idea del posto. Non si illuda di mandarmi via a suo piacimento. Signora, le dispiace di indicarmi la mia camera? Subito, signora. Tesoro, sei stato grande. Quella donna è letteralmente pestilenziale. La detesto. Come vorrei che la buttasse fuori in mezzo alla neve. Se lo merita proprio. È un piacere che dovrò rimandare, purtroppo. Oddio, eccone un altro. Avanti. La mia macchina si è bloccata nella neve a mezzo chilometro da qui. E ha altri bagagli con sé? No, viaggio leggera. Che piacere, un bel fuoco. Il signor Wren e la signorina? Caswell. Mia moglie arriva subito. Non c'è fretta, devo scongelarmi. A proposito, pare che rimanemo bloccati dalla neve. Il bollettino meteorologico prevede abbondanti nevicate, si raccomanda agli automobilisti, eccetera, eccetera. Spero che abbiate una buona scorta di viveri qui. Ah, sì, 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 mia moglie è una massaia formidabile. E in ogni caso potremo sempre mangiarci le nostre galline. Prima di mangiarci tra noi, eh. Niente di nuovo sul giornale, a parte le previsioni del tempo? La solita politica. Ma pure no, aspetta. Un delitto sensazionale. Un delitto? Ma davvero? Io adoro i delitti. Pare sia stato un pazzo. Ha strangolato una donna dalle parti di Paddington. Un maniaco sessuale, immagino. Ah, qua non dice molto. La polizia ricerca attivamente per interrogarlo un uomo visto nei pressi di Culver Street all'ora del delitto. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara ed un cappello froscio. La radio ha trasmesso tutto il giorno un appello della polizia in merito. Descrizione utilissima, si adatta a mezzo mondo. Quando si dice che la polizia ricerca attivamente un tale per interrogarlo, è un sistema diplomatico per far capire che è l'assassino? Sì, può darsi. Come si chiamava la vittima? Leon. Leon, signora Morin, Leon. Giovane o vecchia? Ah, qui non lo dice. Pare però che non abbiano rubato niente. Visto? Cosa le dicevo? Un maniaco sessuale. Ah, Molly, ecco la signorina Caswell. Molto lieta. Che tempaccio, vero? Vuol venire a vedere la sua camera? Se desidera fare un bagno, l'acqua è calda. Altro che se lo desidero. Prego. Dobbiamo assolutamente preparare un'ottima cena. Pensavo di
aprire due scatole di carne tritata con cereali e una scatola di piselli e di fare un purè di patate. Per dessert, fichi sciroppati e crema. Pensi che vada bene? Ma direi di sì. Non molto originale, forse. Mi permette di darle una mano? Potremmo fare una frittata se ha qualche uovo. Oh, ne ho un'infinità. Abbiamo un esercito di polli. Non fanno tutte le uova che dovrebbero, ma ne ho messa da parte una buona scorta. Una bottiglia di vino, una qualunque, da aggiungere alla carne tritata con cereali, ha detto? Le darà un tocco continentale. Mi mostri la cucina e gli ingredienti e, a Dio piacendo, mi verrà l'ispirazione. Andiamo. E a Dio piacendo, mi verrà l'ispirazione. Non è un tesoro. Si è messo uno dei miei grembiuli e sta preparando tutto l'occorrente. Mi ha detto di non metter piede in cucina per almeno mezz'ora e di lasciar fare tutto a lui. Se i nostri ospiti vorranno tutti cucinare da sé, ci risparmieranno un sacco di fatica, no? Si può sapere perché gli ha dato la camera migliore? Ma te l'ho detto! Gli è piaciuto tanto il letto a baldacchino! Oh, il letto a baldacchino! Cretino! Giles! Quei tipi lì non li sopporto. Tu non hai portato sulla sua valigia? Io sì. Ed era piena di mattoni? No, era leggera come una piuma. Per me non c'era dentro un bel niente. Deve essere uno di quelli che vanno in giro a bidonare gli albergatori. No, a me piace. La Caswell è un tipo un po' strano, non trovi? Donna tremenda, se poi è una donna. Insomma, i nostri ospiti o sono bislacchi o sono antipatici. È un po' dura, no? Il maggiore Macca però mi sembra a posto, non trovi? Probabilmente beve. Credi davvero? No, è che sono solo un po' depresso. Comunque ormai il peggio lo sappiamo, sono arrivati tutti. Chi può essere? Credo l'assassino di Culver Street. Oh, ti prego! Vengo! Chiedo moltissime scuse, io sono... Ma dove sono io? Questo è la pensione di Maxwell Manor. Oh, che buonissima fortuna, madame. Che grazia del cielo. Un rifugio. È una padrona di casa incantevole, incantevole. La mia Rolls Royce si è capovolta in un banco di neve. Neve in ogni luogo mi acceca. Io non so dove sono, forse io penso, io muoio assiderato. Ma poi prendo la mia piccola valigia e mi avanzo traballando nella neve. D'un tratto ecco un grande cancello di ferro, un'abitazione, e sono salvo. E due volte mentre salgo il vostro viale, io cado nella neve. Ma finalmente arrivo e di colpo la mia disperazione si converte in gioia. Potete affittarmi una camera, vero? Oh, certo. È un po' piccola, mi dispiace. È naturale. Avete altri ospiti? Abbiamo inaugurato proprio oggi la pensione, perciò siamo un po' novellini. Ascente, incantevole, incantevole. Come facciamo per il suo bagaglio? Ah, quello non ha importanza affatto. Ho chiuso la macchina molto sicuramente. Ma non sarebbe meglio andare a prendere? Oh, no. Io posso assicurare che in una notte come questa non ci sono ladri in circolo. E quanto a me, le mie occorrenze sono molto semplici. Ho tutto quello che mi bisogna qui, in questa piccola valigia. Sì, tutto quello che mi bisogna. Le conviene scaldarsi un po'. Intanto io vado a occuparmi della sua camera. È un po' fredda perché guarda a nord, ma le altre sono tutte occupate. Avete molti ospiti, sì? Ci sono la signora Boyle, il maggiore Metcalf, la signorina Caswell e un giovanotto che si chiama Christopher Wren. E adesso lei. Ah, sì, l'ospite inatteso, colui che non fu invitato. L'ospite giunto orora dal nulla, dalla tempesta. Suona drammatico, vero? Chi sono io? Voi non sapete. Da dove vengo io? Voi non sapete. Io sono l'uomo del mistero. Ma ora io vi dico questo. Io completo il quadro. Da ora in poi non ci saranno più arrivi e nemmeno partite. E da domani, o forse già da adesso,
Noi saremo ritagliati fuori dalla civiltà. Niente macellaio, lataio, fornaio, postino, giornali, niente. Niente e nessuno fuori che noi. E questo è ammirevole, no? Ammirevole. Non potrebbe piacermi meglio. Il mio nome, fra parentesi, è Paravicini, sì. Ah, e noi ci chiamiamo Ralston. Il signore e la signora Ralston? E questa è la pensione di Mansuel Manor. Avete detto pensione di Mansuel Manor. Perfetto. Perfetto. Considero estremamente disonesto non averci avvertito che aprivano la pensione soltanto ora. E che volete? Ogni cosa deve avere un inizio. Ah, stamattina la colazione era eccellente. Un caffè squisito, uova strapazzate cotte a puntino, marmellata d'arance fatta in casa e tutto servito con molto garbo. Ah, questa signora fa tutto da sé. Dilettanti, ci vorrebbe un personale adeguato. Anche il pranzo era ottimo. Carne scappa. Oh, mascherata molto bene, con quella salsa al vino rosso. E per stasera la signora ci ha promesso un pasticcio di carne. Questi termosifoni non sono affatto caldi. Mi farò sentire in merito. Anche i letti sono comodi, il mio almeno. Spero anche il vostro. Sì, accettabile. Non capisco proprio perché abbiano dato la camera migliore a quel giovanotto così strano. È arrivato prima di noi. Chi prima arriva, meglio alloggia. Dall'annuncio sul giornale mi ero fatto un'idea molto diversa di questo posto. Una comoda sala di scrittura, un ambiente più vasto, con serate di bridge e altri piacevoli passatempi. Cose per vecchie zitelle. Ho capito benissimo. No. Credo proprio che non resterò qui per molto. No, no, lo credo anch'io. È davvero bizzarro quel giovanotto. Che uno squilibrato. Oh, che sia evaso da un manicomio. Oh, non mi meraviglierei affatto. Giles! Sì? Vuoi spalare ancora la neve dalla porta posteriore? Vengo. Vengo a darvi una mano. Un po' di moto mi farà bene. Oh, mi scusi. Ma si immagini. Ma dico io, che ragazza impossibile. Non ha nessuna idea del lavoro di casa. Attraversare il salone con un secchio. Ma non c'è la scala di servizio? Oh sì, una bellissima scala di servizio. E allora perché non la usa? E comunque le faccende vanno fatte prima di colazione. A quanto ho capito la signora deve anche cucinare. Tutto improvvisato, tutto dilettantesco. Ci vorrebbe un personale adeguato. Non è molto facile trovarlo al giorno d'oggi, non le pare? No, effettivamente no. Le classi inferiori non si rendono conto delle loro responsabilità. Guarda un po' queste classi inferiori. Sono diventate intrattabili, vero? Non hanno più voglia di fare da zerbino. A quanto vedo, lei è socialista. Oh, non direi, non sono rossa. Tutt'al più rosa pallido. Ma la politica non mi interessa, vivo all'estero. Immagino all'estero la vita sia più facile. Beh, non devo né cucinare né fare da mangiare come la maggior parte degli inglesi, a quanto ho capito. Il paese sta andando a rotoli. Non è più quello di una volta. L'anno scorso ho venduto la mia casa.
Tutto era diventato troppo difficile. Gli alberghi e le pensioni sono più comodi. Certo, risolvono qualche problema. Lei si ferma molto in Inghilterra? Dipende. Devo occuparmi di una faccenda. Quando avrò finito ripartirò. Per dove? Per la Francia? No. Per l'Italia? No. Cano, le dispiace abbassare un po'? Sto scrivendo delle lettere e la radio mi fa perdere il filo. Davvero? E poi le sembra musica questa? È la mia musica preferita, di là c'è un'altra scrivania. Lo so, ma qui fa più caldo. Oh sì, molto più caldo. La strega. Dovunque io vada, quella femmina immonda riesce a scovarmi. E poi mi guarda con odio. Benevolmente con odio. Ah, basta un po'. L'ho spento? Va bene lo stesso? È servito allo scopo. E cioè? Tattica, ragazzo, tattica. Ah, intende? Era seduta sulla poltrona più comoda e adesso ci sto. E così l'ha fatta scappare. Sono contento, contentissimo, sa? La detesto. Perché non pensiamo a tutte le cose che possiamo fare per darle noi, eh? Vorrei davvero che si levasse da qui. Con questo tempo manco a pensare. Ma quando la neve si scioglierà... Quando la neve si scioglierà, chissà quante cose saranno successe. Sì, sì, è vero. È molto simpatica la neve, non trova? Così pura, così piena di pace. Fa dimenticare tante cose. A me non fa dimenticare niente. Con che passione lo dice? Pensavo. Che tipo di pensieri? Al ghiaccio, nella brocca in camera da letto. Ai geloni aperti e sanguinanti. A una coperta, una sola, leggera e sbrindellata, e a un bambino che trema di freddo e di paura. Mia cara, lei è lugubre. Decisamente lugubre. Che cos'è, un romanzo? Non sapeva che sono una scrittrice. Oh, davvero? Spiacente di deluderla, no. Pronto? Sì, qui è Maxwell Manor. Cosa? No, il signor Alston non può venire a telefono in questo momento. Io sono la moglie. Chi? La polizia. Oh, sì, sì, capitano Hogan, ma temo sia impossibile. Non arriverebbe mai. Siamo bloccati dalla neve, completamente bloccati. Le strade sono impraticabili. No, non può passare nessuno. Sì, ma come... Pronto? Pronto? Molly? Ah, Molly, sai dove è un altro badile? No, Giles ha telefonato la polizia. Guai con la legge, eh? Avete servito liquori senza licenza? Mandano qui un ispettore o un sergente o qualcosa di simile. Non arriverà mai. È quello che ho detto anch'io, ma sembravano molto sicuri che ce l'avrebbe fatta. Ma figurati, neanche una jeep arriverebbe qui oggi e poi si può sapere cos'è successo. È quello che ho chiesto, ma l'uomo al telefono non ha voluto dirmelo. Si è solo raccomandato di convincere mio marito ad ascoltare con molta attenzione il sergente Trotter, sì, mi sembra si chiami così, e a seguire le sue istruzioni per filo e per segno. Non è incredibile. Ma che diavolo abbiamo fatto? Non sarà per quelle bottiglie di whisky di Gibilterra? L'abbonamento TV l'abbiamo pagato, vero? Ma sì, la pietanza in cucina, sulla credenza. Aspetta, l'altro giorno per poco non ho avuto un tamponamento, sì. No, ma la colpa era tutta dell'altra auto, quindi... Eppure qualcosa dobbiamo aver fatto. Ci sarà di mezzo la pensione, avremo disobbedito a qualche regolamento del cavolo, il giorno d'oggi è inevitabile. Oddio, vorrei non averla mai aperta questa pensione. Sono tutti di malumore, resteremo bloccati per giorni e giorni e faremo fuori la scorta di scatolette. Su, 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 allegra tesoro. In questo momento tutto va liscio come l'olio, Pensa che ho riempito i secchi del carbone e poi ho portato in casa la legna e poi ho governato le galline. E tra un momento caricherò la caldaia. Sai, Molly, a pensarci bene deve essere una cosa piuttosto grave se fanno venire fin qui un sergente di polizia con questo tempaccio. Essere qualcosa di molto, molto più urgente. Ah, eccola qua.
signor Ruston? Lo sa che i termosifoni della biblioteca sono letteralmente gelati? Mi spiace, signora, siamo un po' a corto di carbone. Vi pago 7 sterline al giorno, dico 7 sterline, e non ho nessuna intenzione di morire assiderata. Io vado a caricare la caldaia. Signora Ruston, se permette l'osservazione, avete preso come pensionante un giovanotto molto strano. I suoi modi, le sue cravatte, e poi, non si pettina mai. È un giovane architetto molto geniale. Prego? Christopher Wren è un architetto. Mia cara ragazza, so perfettamente chi è Sir Christopher Wren. Ha costruito la cattedrale di St. Paul. Voi giovani credete di avere il monopolio della cultura. Io parlavo di questo Wren. Anche lui fa di nome Christopher. I suoi l'hanno chiamato così nella speranza che diventasse architetto. E lui lo è diventato, o sta per diventarlo, e così tutto è finito bene. Questa storia è davvero poco chiara. Credo dobbiate prendere informazioni sul suo conto. Cosa ne sa di lui? Ah, esattamente quello che so di lei, signora Boyle. E cioè che tutti e due mi pagate 7 sterline al giorno. Ed è tutto quello che devo sapere. Tutto quello che mi riguarda. Non ha importanza se i miei ospiti mi piacciono o se non mi piacciono. Lei è giovane e inesperta. E dovrebbe essere contenta di ricevere consigli da chi ne sa più di lei. E di quello straniero? Cosa mi dice? Già, cosa le dico? Non lo aspettavate, vero? Respingere un cliente in regola è contro la legge, signora Boyle. Lei dovrebbe saperlo. Perché dice questo? Lei non era un magistrato del tribunale, signora Boyle. Io volevo soltanto dire che quel signor Paravicinio, come diavolo si chiama, mi sembra una persona piuttosto... Faccia attenzione, gentile signora. Lei parla del lupo ed eccolo in fabula. Non l'avevo sentita entrare. Io entro sulla punta dei miei piedi, così. Nessuno mi sente mai se io non voglio. Io trovo questo molto divertente. Davvero? Ora una volta c'era una giovane... Io devo terminare le mie lettere. Vado a vedere se in salotto fa più caldo. La mia affascinante padrona di casa mi appare un po' scossa. Cosa c'è che non va, mia piccola signora? Stamattina è tutto così complicato. Colpa della neve, credo. Sì, la neve rende le cose molto difficili, vero? O forse le rende facili. Molto facilissime. Non so che cosa intenda. Ah, no, infatti, c'è una vasta quantità di cose che lei non sa. Io credo, per dirne una, che lei non sa moltissimo di come si fa andare una pensione. No, ma io e Giles ce la metteremo tutta. Bravo, bravo. E poi non sono una cuoca da buttar via. Lei è senza dubbio una cuoca deliziosa. Posso dire una piccola parola di consiglio, mia piccola signora? Lei e suo marito non deve essere troppo fiduciosi, no? Avete referenze di questi ospiti che vi siete accettati? Ma si usa? Io avevo sempre pensato che la gente arrivasse e stop. Ma è consigliabile sapere qualche piccola cosa delle persone che dormono sotto il suo tetto. Prenda me, ad esempio. Io comparisco dicendo che la mia automobile si è capovolta in un banco di neve. Ma cosa sa lei di me? Niente, niente assoluto. Io posso essere un ladro, un rapinatore, uno che fugge dalla polizia, un pazzo, un assassino, forse? E quanto alla signora Boy? Il salotto è una vera ghiacciaia, non ci si può stare. Terminerò qui le mie lettere. Mi permette di attizzare il fuoco per lei, mia gentile signora? Signora Ruston? Signora Ruston, dov'è vostro marito? Mi pare che la condutura dell'acqua nel bagno sia gelata. Oddio, che giornata! Prima la polizia e adesso lo sciacquone. La polizia? La polizia, avete detto? Sì, hanno telefonato un momento fa. Mandano qui un sergente. Ma non credo che arriverà. Legna schifosa, più della metà è bagnata con quella che la fanno pagare. Che è successo? Pare che debba venire la polizia. Perché? Ah, non c'è da preoccuparsi. Nessuno può passare con questo tempaccio. Le strade sono tutte bloccate e oggi qui non arriva nessuno. Mi scusi, signor Parvicini, vorrei mettere giù questa legna. Prego. Ah!
signor Ralston? Sì. Sergente Trotter della polizia di Berkshire. Posso togliermi gli sci e depositarli da qualche parte? Giri alla sua destra. C'è subito la porta d'ingresso e le vengo incontro. Grazie. Oggigiorno paghiamo la polizia per questo, immagino. Perché pratichi gli sport invernali. Perché ha chiamato la polizia, signora Ralston? Io non ho chiamato nessuno. Chi è quell'uomo? Da dove è venuto? È passato davanti alla finestra del salotto tutto pieno di neve e atrocemente festoso. Le sembrerà assurdo, ma quell'individuo è un poliziotto. Un poliziotto che scia. Questo è il sergente Trotter. Buonasera a tutti. Lei non può essere sergente. È troppo giovane. Sono meno giovane di quello che sembro, signora. Però è terribilmente vitale. Metteremo i suoi scine sotto scala, mi segua. Scusate, signora Ralston, posso usare il vostro telefono? Ma certo, maggiore. È carino, non vi pare? Io li trovo così carini, i poliziotti. È tonto, si vede a occhio nudo. Pronto? 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 Signora Ralston, questo telefono non funziona. Se mezz'ora fa andava bene. E si vede che il peso della neve avrà spezzato i fili. E così siamo isolati, completamente isolati. È buffo, no? No? Non ci trovo nulla da ridere. Proprio no. Oh, è un mio scherzo privato. Shh, il segugio ritorna. Bene, adesso possiamo venire al dunque, signor Ralston. È lei la signora Ralston? Se vuole parlarci in privato possiamo andare in biblioteca. No, no, non è necessario. Anzi, se ci sono tutti risparmiamo tempo. Posso mettermi là? Grazie. Presto, sergente, ci dica, che cosa abbiamo fatto? Fatto? No, no, non avete fatto niente. Si tratta di una cosa ben diversa, di protezione della polizia, non so se mi spiego. Protezione della polizia? In relazione alla morte della signora Leon, Maureen Leon, Calvert Street 24, assassinata ieri 15 corrente mese. Forse a letto ho sentito qualcosa in merito. Sì, ne parlava ieri la radio. La donna strangolata, vero? Precisamente. Innanzitutto voglio sapere se conoscevate la signora Leon. Mai sentita nominare. Forse non l'avete conosciuta come Leon. In realtà si chiamava Stanning, Maureen Stanning. Suo marito era un agricoltore, abitavano due passi da qui, alla fattoria del Longridge. La fattoria del Longridge? Ma non è dove quei bambini furono? Esatto, la vicenda del Longridge. Tre bambini. Sì, signorina. La vicenda dei Corrigan. Due maschietti e una femmina, affidati al tribunale perché bisognosi di cure e protezione. Il tribunale, a sua volta, li aveva affidati a due nuovi genitori, gli Stanning, appunto. Poco tempo dopo, uno dei maschietti è morto per denutrizione, maltrattamenti e percosse. È stato un caso piuttosto sensazionale a suo tempo. È stato orribile. Gli Stanning sono stati condannati a qualche anno di reclusione. Il marito è morto in carcere, la donna è stata rilasciata e ieri, come dicevo, è stata trovata morta in Calvert Street. Strangolamento. Chi l'ha uccisa? Ci sto arrivando. Sul luogo del delitto è stato rinvenuto un taccuino. Sul taccuino c'erano due indirizzi. Uno era Calvert Street 24, l'altro era Maxwell Manor. Cosa? Proprio così, signor Ralston. Per questo il capitano Hockman ha pensato subito di mandarmi qui, per vedere se c'era una relazione fra questa casa, o una persona di questa casa, e la fattoria del Longridge. Non c'è niente, assolutamente niente. Deve trattarsi di una coincidenza. Il capitano Hockman non pensa si tratti di una coincidenza. Sarebbe venuto personalmente, ma date le condizioni del tempo, e visto che io so sciare, ha preferito mandare me, col preciso ordine di ottenere tutti i particolari sugli abitanti di questa casa, di fargli il mio rapporto per telefono, e di prendere tutte le misure necessarie per la sicurezza dei presenti. Sicurezza? Ma che pericolo corriamo? Non mi dirà che qui assassineranno qualcuno, andiamo. Non vorrei spaventare le signore, ma francamente sì, temiamo proprio questo. Ma perché? È proprio per scoprire il perché che sono venuto qui. È una storia folle. Sì, signor Ralston, è proprio perché folle e pericolosa. Che scempiaggine! Devo dire che mi sembra un po' tirata per i capelli. Per me è una meraviglia. C'è qualcos'altro che non ci avete detto, sergente? Sì, signore. Sotto i due indirizzi c'era scritto tre topolini ciechi. E sul cadavere della Leon c'era un foglietto che diceva questo è il primo. Sotto le parole poi c'era lo schizzo di tre topolini e un rigo musicale della cantilena infantile tre topolini ciechi,
sa bene come fa. Three blind mice, three blind mice. Three blind mice, three blind mice. È orribile. Sicché c'erano tre bambini e uno è morto. Sì, il più piccolo. Un ragazzino di 11 anni. E che ne è stato degli altri due? La bambina è stata adottata, non siamo riusciti a rintracciarla. Il maggiore invece dovrebbe avere circa 25 anni. Ha disertato il servizio militare e da allora se ne sono perse le tracce. Secondo lo psichiatra dell'esercito, era decisamente schizofrenico, come a dire un po' picchiato in testa. E la polizia pensa che sia stato lui ad uccidere la Leon? Sì, voglio dire, Stanning? Sì. E che verrà qui a uccidere uno di noi, ma perché? È quello che devo scoprire da voi. Secondo il capitano Hogben deve esserci un punto di contatto. Dunque, signor Ralston, lei afferma di non aver mai avuto a che fare con la fattoria del Longridge? Assolutamente no. E nemmeno lei, signora? Io non... voglio dire, nessun contatto. E i domestici? Non abbiamo domestici, ci siamo soltanto noi. Anzi, a proposito, sergente, ho molto da fare in cucina. Se ha bisogno di me, mi troverà lì. Prego, si accomodi pure. E adesso, signori, datemi il vostro nome. Tutto questo è assurdo. Noi siamo semplicemente ospiti in questa specie di albergo. Non abbiamo niente a che fare con queste faccende. Siamo arrivati soltanto ieri. Però avete stabilito tutti in precedenza di venire qui. Avete prenotato le camere in anticipo, no? Beh, sì. Tutti. Tutti, tranne il signor Paravicini. La mia automobile si è arrovesciata in un banco di neve. Capisco. Ora, quello che cercavo di farvi capire è che se qualcuno vi sorvegliava può benissimo aver saputo che venivate qui. E c'è una cosa che devo sapere subito. Chi di voi ha avuto una parte, benché minima, nella vicenda del Longridge? Non siete molto ragionevoli. Uno di voi è in pericolo di morte, e io devo sapere chi è. E va bene, ve lo domanderò ad uno. Prima lei, visto che è arrivato qui più o meno per caso, no, il signor Pari? Paravicini, ma mio caro ispettore, io non so nientissimo di quello che lei discorreva. Io non so niente dei vostri affari caserecci del tempo che fu, sì. Signora? Boyle, non capisco, sul serio, considero una vera impertinenza. Perché proprio io dovrei aver avuto a che fare con una faccenda così incresciosa? Signorina? Caswell, Leslie Caswell. Non ho mai sentito parlare della fattoria del Longridge e non so niente. E lei, signore? Metcalf, maggiore Metcalf. Lessi a suo tempo la cronaca di quell'avvenimento sui giornali. Allora ero di stanza a Edimburgo. Nessuna conoscenza personale. E lei? Ero un marmocchio all'epoca. Non ricordo neanche di averne sentito parlare. E questo è tutto quello che avete da dirmi. Tutti quanti! Bene, se uno di voi muore, se la sarà voluta. E adesso, signor Ralston, potrei fare un giro della casa. Carissimi, che melodramma, eh? È molto piacente il segugio, non vi pare? Io ammiro così tanto i poliziotti e anche i militari, sempre così austeri, tutti d'un pezzo. Questa faccenda è troppo eccitante. Come facevo il motivetto? Ta da da ta da da. Signor Re! Cosa c'è? Non le piace? Ma è una sigla. La sigla dell'assassino. Pensi che brividi deve dargli? Fanfaluche. Roba da romanzo. Non credo una parola di questa storia. Aspetti. Aspetti, signora Boyle. Quando giungerò in silenzio alle sue spalle e sentirà le mie mani stringere. La finisca! Basta, Christopher. È uno scherzo stupido. Anzi, non è neanche uno scherzo. Oh, sì che lo è. È proprio uno scherzo. Lo scherzo di un folle. Questo è questo che lo rende così deliziosamente macabre. Se vedeste le vostre facce! Spaventosamente maleducato e nevrotico. Dov'è Giles?
In giro, a fare da cicerone al nostro poliziotto. Il suo amico, l'architetto, si è comportato come un mentecatto. I giovani moderni sono un po' nevrastenici. Con l'andare del tempo gli passerà. Io non sopporto la gente che la fa lunga sui suoi nervi. Io non ho nervi. Tanto meglio per voi, signora Boyle. Perché dice questo? Credo che in quel periodo voi abbiate esercitato le vostre mansioni di magistrato nel tribunale. In conclusione, voi avete la responsabilità di aver mandato quei tre bambini alla fattoria Longridge. Come si permette? Io non posso essere ritenuta responsabile. Gli Stanning erano educati e a sentir loro non vedevano l'ora di prendersi i bambini. Era la soluzione migliore. Uova, latte fresco, vita sana all'aria aperta. Calci, ceffoni, fame, una coppia di veri delinquenti. E io come potevo saperlo? Una cerca di fare il suo dovere verso il paese, che cosa ne ottiene? Insulti. Lei mi deve scusare, ma io trovo tutto questo spassosissimo. Mi diverto grandemente. Quell'uomo non l'ho sopportato fin dal primo momento. Da dove veniva ieri sera? Non lo so. All'aria di un parolaio trafficone, si trucca per giunta. Ciprier Rossetto, disgustoso. Tra l'altro deve essere più vecchio di quel che sembra. Però salta di qua e di là come un giovanotto. E ha una voce strana, sembra artefatta. Credo ci sia bisogno di legna per il caminetto. Vado a prenderla. Ma è quasi buio, eppure sono appena le 4. Faccio un po' di luce. Ma dove avrò messo la mia penna? Canzoncina orribile. Perché? Non le piace? Forse le ricorda l'infanzia. Un'infanzia infelice. Sono stata molto felice da bambina. È stata fortunata. Lei non lo è stata? No. Mi dispiace. Ma è stato molto tempo fa. Certe cose si dimenticano. Credo di sì. O forse no. Chi può saperlo? Dicono che quello che ci succede da bambini conta più di tutto il resto. Dicono chi lo dice? Gli psicologi. Tutte storie, io non credo agli psicologi. Io non ho avuto molto a che farci. Meglio per lei, è stata fortunata. La vita è come ce la facciamo noi, bisogna andare dritti col proprio naso e mai voltarsi indietro. A volte non se ne può fare a meno. Storie, è tutta questione di forza di volontà. Forse. Io lo so. Ma certe volte succedono cose che ci costringono a ricordare. Non c'è, davanti le spalle al passato. Ma è la via giusta. Forse è un errore. Forse dovremmo affrontarlo. Dipende di che cosa sta parlando. A volte non lo so neanche io di che cosa parlo. Nulla del passato può toccarmi se io non voglio. Beh, di sopra è tutto inutile. E quella cos'è, la biblioteca? Le dispiace di chiudere quella porta? Questa casa è piena di spifferi. Mi spiace, signora, ma devo farmi un'idea precisa della pianta della casa. Molly, perché questa faccia? Che c'è? Bene, qui si conclude il mio giro. Adesso mi conviene fare il rapporto al mio capitano. Ma non può telefonare, non c'è la linea. Cosa? E da quando? Il maggiore Metcalf ha provato a chiamare poco dopo il suo arrivo. Ma prima funzionava, no? Il capitano Hobble le ha parlato. Sì, immagino che i fili siano caduti per la neve. Sarà. Ma possono anche averli tagliati. Tagliati? E sì. Chi può averlo fatto? Signor Ralston, cosa ne sa lei delle persone che alloggiano nella sua pensione? Beh, io... noi... veramente non ne sappiamo niente. Ma se anche quel pazzoide vuol venire qui a ucciderci tutti, o almeno uno di noi... Per il momento siamo al sicuro, no? Grazie alla neve. Non può venire qui finché non si scioglie. A meno che non sia già qui. Già qui? E perché no? Tutta questa gente è arrivata solo ieri sera. Alcune ore dopo l'omicidio della signora Stanning. Possono aver avuto tutto il tempo di viaggiare comodi? Ma tutti, salvo Paravicini, avevano prenotato in anticipo. E allora? Anche questi delitti sono stati studiati in anticipo. Delitti?
C'è stato un solo delitto in Country Street, perché è così sicuro che ce ne sarà un altro qui? Che ci sarà, no, spero di riuscire ad impedirlo. Ma che sarà attentato, sì. Non posso crederci. È troppo fantasioso. Non è fantasia, è realtà pura e semplice. Avete una descrizione di quell'uomo? Sì. Corporatura imprecisata. Cappotto sullo scuro. Faccia nascosta da una sciarpa, parlava bisbiglio. Ci sono. Ci sono tre cappotti scuri appesi nell'atrio. Uno è suo, signor Ramsden. E ci sono tre cappelli flosci. Non riesco a convincermi. Il cavo del telefono che mi preoccupa se è stato tagliato. Io devo andare in cucina a preparare la verdura. C'è una derivazione. Mi scusi? Ha detto qualcosa? Sì, signor Ralston, le ho chiesto se c'è una derivazione. Sì, è in camera nostra. Le dispiace andare a controllare se funziona? Chi ha lasciato la finestra aperta? Tra i fenomeni più studiati dagli specialisti negli ultimi anni, con indagini che investono tutte le specie animali più complesse. Ma per capire quella che definirei la meccanica della paura, bisogna studiarne l'effetto soprattutto sulla mente umana. Immaginate, per esempio, di essere soli in una stanza, in quale sera, una porta si apre lentamente davanti a voi. Ebbene, anche se fosse la persona più sfrontata e coraggiosa del non mondo, riconosciuta dubito che riuscireste a frenare quel tuffo al cuore che per un automatismo inesorabile coglie qualsiasi essere umano quando viene a trovarsi in una situazione analoga. E dico, cosa fa? Ma perché aspetto la luce? Cerchi di pensare. Non riesco a pensare, ho il cervello come paralizzato. La signora Boyle era appena stata uccisa quando l'ha trovata. È sicura di non aver visto o sentito nessuno mentre passava nel corridoio? No, non credo. Solo la radio che urlava mentre venivo dalla cucina. Non riuscivo a immaginare chi l'avesse alzata a quel modo, sicché non potevo sentire nient'altro, le pare? Evidentemente era quella che voleva l'assassino.
o l'assassina. Quindi vede... Ma lei può ugualmente aver sentito qualcosa. Se l'assassino se n'è andato per di là, può averla sentita arrivare ed essere sgattaiolato dalla sala da pranzo verso le scale di servizio. Mi pare, ma non ne sono sicura, di aver sentito una porta cigolare e chiudersi mentre venivo dalla cucina. Quale porta? Non lo so. Si sforzi, dove? Sopra, da basso, a destra, a sinistra, dove? Le dico che non lo so! Non sono neanche sicura di aver sentito qualcosa! La smetta di tormentarla! Non vede che non ne può più? Stiamo facendo indagini su un delitto, signor Ralston. Finora nessuno di voi ha preso sul serio la situazione. La signora Boyle, per esempio... Mi ha taciuto qualcosa, tutti mi avete taciuto qualcosa. Bene, la signora Boyle è morta. E se non andiamo a fondo di questa faccenda, la svelta può esserci un altro morto. Un altro? Che idea? E perché poi? Perché i topolini ciechi erano tre. Un morto per ogni topolino. Sì, ma dovrebbe esserci un punto di contatto, voglio dire, un altro punto di contatto col caso dell'Longridge. Proprio così, sì. Ma perché è un altro delitto qui? Perché è su Taquino che abbiamo trovato. C'erano due soli indirizzi. Ora in Calver Street la vittima possibile era una sola. Ma qui, a Maxwell Manor, la scelta è molto più vasta. Sciocchezze. Sarebbe una coincidenza incredibile se qui ci fossero due persone implicate nella questione del Longridge. Date le circostanze, non sarebbe poi una grande coincidenza. Ci pensi bene, signorina Caswell. Adesso... Io vorrei stabilire con la massima precisione dove si trovava ciascuno di voi quando la signora Boyle è stata uccisa. Ho già la dichiarazione della signora Ralston. Lei era in cucina a preparare la verdura. Ha percorso il corridoio ed è venuta qui. Il salone era al buio. La radio strepitava. Lei ha visto la signora Boyle e ha urlato. Sì, ho urlato. Ho urlato fortissimo, senza riuscire a fermarmi. Poi finalmente qualcuno è arrivato. Infatti, come lei dice, è arrivato qualcuno. Parecchia gente, anzi, che veniva da direzioni diverse più o meno contemporaneamente. Ora, quando io sono uscito dalla finestra per controllare il cavo del telefono, lei era in camera sua a controllare la derivazione. Dov'era quando sua moglie ha gridato? Ero ancora in camera da letto e anche la derivazione non funzionava. Poi ho guardato fuori dalla finestra per vedere se c'era traccia di fili tagliati, invece niente. Avevo appena richiuso i vetri quando ho sentito Molly gridare e sono corso giù. Però, per fare queste due cosette ce ne ha messo di tempo, eh? Non mi pare. Diciamo che se l'è presa comoda. Stavo pensando a una cosa. Vabbè. E adesso sentiamo lei, signor Wren. Che cosa da dirci? Sono passato in cucina per vedere se potevo dare una mano alla signora Raston. Sa, io so cucinare piuttosto bene. E poi sono salito in camera mia. Perché? È piuttosto naturale che io non vada in camera sua ogni tanto. Si ha voglia di stare soli talvolta. E lei è andato in camera sua perché aveva voglia di restare sola? Volevo pettinarmi, mettermi un po' in ordine. Voleva pettinarsi? Beh, in ogni caso ero in camera mia. E ha sentito la signora Ralston gridare? Sì. Ed è sceso? Sì. Strano però che lei e il signor Ralston non vi siate incontrati per le scale. Ho preso la scala di servizio. Ed è anche salito per le scale di servizio e passato... Anche all'andata ho preso la scala di servizio. E lei, signor Paravicini? Le ho già detto, ispettore. Io stavo suonando il pianoforte. Di là. Non sono ispettore, sono solo sergente. Ha sentita qualcuno mentre suonava il piano? Non credo. Io suonavo molto, molto sottovoce. E con un solo dito. Così. Suonava tre topolini ciechi. Ah, sì. È una piccola canzone molto orecchievole. È, come dire, attaccaticcia. Non siete d'accordo anche voi tutti? Per me è orribile. Eppure ronza dentro le teste delle genti. E c'era qualcuno che la fischiava. La fischiava? E dove? Sì, credo nell'ingresso. Ah, no, 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 no. Credo per le scale. No, sbaglio. Di sopra, in una camera, sì. Chi di voi fischiava tre topolini ciechi? Signor Paravicini, lei si sta inventando tutto. Oh, no, 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 ispettore. Chiedo scusa, sergente. Io non farei mai, mai una simile cosa. E va bene, continui. Stava suonando il piano poi? Sì, con un solo dito, così. E poi improvviso la radio, che suona molto rumorosamente, e qualcuno ci grida in mezzo. Questo disturba le mie orecchie. Poi improvviso la signora Ralston, che urla. Dunque, il signor Ralston di sopra, il signor Wren di sopra,
Il signor Paravicini in biblioteca a suonare il piano. E lei, signorina Caswell? Era in biblioteca a scrivere delle lettere, ma in sala lettura. Nello scriptorium sapevo che c'era la Boyle e non mi andava di averla vicino. E ha sentito quello che stava succedendo qui? No, finché la signora Ralston non ha gridato. E che cosa ha fatto? Sono venuta qui. Immediatamente? Credo di sì. Ha detto che stava scrivendo delle lettere quando ha sentito la signora gridare. Sì. E si è alzata dal tavolo ed è corsa qui. Sì. Però sul tavolo scrittorio della biblioteca non c'erano lettere incompiute. Le ho prese con me. Jessie carissima, è una sua amica. Non credo che questo la riguardi. Non mi riguarda. Sa, signorina Caswell, se io stessi scrivendo delle lettere e sentissi qualcuno che urla di terrore, non credo che perderei tempo a piegarle prima di andare a vedere cosa succede. Davvero? Interessante. Dunque, maggiore, sentiamo un po' lei. Ha detto che era in cantina oggi, come mai? Così, per curiosità. Ho guardato prima in quell'armadio a muro che è sotto alla scala, vicino alla cucina. C'è dentro una quantità di cianfrusaglie e oggetti fuori uso. E ho visto che nell'interno c'è un'altra porta. L'ho aperta e ho visto una scala. Beh, allora mi sono incuriosito e sono sceso per guardare. Avete una cantina molto grande, signora Ralston. Si direbbe la cripta di un antico convento. Ah, forse è per questo che il luogo si chiama Monkswell, la fontana dei monaci. Non stiamo facendo ricerche archeologiche, maggiore. Stiamo facendo indagini su un delitto. La signora Ralston ci ha detto di aver sentito una porta chiudersi cigolando. È possibile che l'assassino l'abbia sentita arrivare e si è sgattaiolato dalla sala da pranzo verso lo sgabuzzino, chiudendosi la porta alle spalle. Sono molte le cose che potrebbero essere. Ma dovrebbero esserci delle impronte digitali. Le mie ci sono di certo. Ma molti criminali hanno la precauzione di portare i guanti, non è vero? Di regola sì. Ma tutti i criminali prima o poi commettono un errore. Io mi domando se questo è vero, sergente. Sei topo! Non le pare che stiamo perdendo tempo? C'è una persona che sta passando. Signor Ralston, conduco io le indagini. Sì, d'accordo, però. Insomma, io devo controllare il cadavere. Signor Ralston! Grazie. Dobbiamo stabilire le possibilità oltre il movente. E vi dirò una cosa. Tutti avevate la possibilità di commettere il delitto. Ci sono due scale. Chiunque di voi può essere salito da una e sceso dall'altra. Chiunque di voi può essere sceso nel sotterraneo dalla porta accanto alla cucina ed essere tornato su dai gradini che conducono alla botola laggiù sotto le scale. Il punto cruciale è che tutti eravate soli al momento del delitto. Mi dia retta, sergente. Lei parla come se tutti fossimo sospettabili. In caso di omicidio bisogna sospettare di tutti. Lei sa benissimo chi ha ucciso una donna di Calvary Street. Il maggiore dei bambini della fattoria, un ragazzo squilibrato che oggi ha 25 anni. Ebbene, perdiavolo, qui c'è la persona sola che risponde alla situazione! Non è vero, siete tutti contro di me, tutti sempre sono contro di me. È una cospirazione, ecco che cos'è, è una cospirazione! Calma, ragazzo mio, calma. Va tutto bene, Chris, nessuno ce l'ha con lei. Gli dica che va tutto bene. Noi non incastriamo la gente. Gli dica che non è in arresto. Io non arresto nessuno. Per farlo dovrei avere delle prove, e prove non ne ho. Per ora. Devi essere impazzita, Molly. E anche lei, sergente. C'è una persona sola che risponde alla descrizione, se non altro come misura precauzionale. Lei dovrebbe arrestarlo. Aspetta un attimo, Giles. Sergente Trotter, potrei parlarle da sola un momento? Certamente. E tutti gli altri, per favore, vadano in sala da pranzo. Io resto. No, vai anche tu. Sii buono, Giles. Ho detto che resto. Ti prego, Giles. Non so cosa ti è preso, Molly. Dunque, signora, che cosa voleva dirmi?
Sergente Trotter, lei pensa che il pazzo omicida sia il maggiore dei tre bambini della fattoria, ma non è sicuro, vero? Di sicuro non sappiamo niente. Tutto quello che ci risulta finora è che la donna colpevole di aver affamato i tre bambini è stata uccisa. E la donna magistrato, responsabile di averglieli affidati, ha fatto la stessa fine. Per di più, il cavo del telefono che mi doveva tenere in contatto con il mio comando è stato tagliato. Ma anche questo non lo sa di sicuro. Può essere stata la neve, no? No, è stato tagliato a pochi passi dalla porta. L'ho visto con i miei occhi. Capisco. Si sieda. Tuttavia, lei non può avere la certezza assoluta. Io vado con la legge delle probabilità. E tutto punta nella stessa direzione. L'abilità emotiva, mentalità infantile, diserzione, il rapporto dello psichiatra. Sì, lo so, lo so. E così tutto fa pensare a Christopher. Ma io non credo che sia stato lui. Devono esserci altre possibilità. E per esempio? Quei tre bambini non avevano alcun parente. La madre era un'alcolizzata. È morta poco dopo che le hanno tolto i figli. E il padre? Era un sergente dell'esercito di stanza all'estero. Se è vivo ormai dovrebbe essere in congedo. Non sapete dove si trova? Al momento non abbiamo notizie precise, no. Mettiamo che sia tornato, che abbia scoperto che sua moglie era morta e che i tre bambini avevano avuto un'esperienza atroce, tanto che uno ci aveva lasciato la vita. Può aver perso la testa e cercato la vendetta. Queste sono semplici illazioni. Ma è possibile? Oh sì, possibilissimo. Quindi, vede, l'assassino può essere un uomo di mezza età o magari un vecchio. Il maggiore Metcalf, quando ha sentito che aveva chiamato la polizia, ha avuto una brutta scossa. L'ho visto in faccia, era sconvolto, mi creda. Maggiore Metcalf? Un militare, di mezza età. So che sembra perfettamente normale e a posto, ma non sempre la pazzia si nota, no? No, spesso non ci si accorge di nulla. Quindi, vede, Christopher non è il solo sospetto. C'è anche il maggiore Metcalf. E secondo lei c'è qualcun altro? Il signor Paravicini, quando ha sentito che aveva chiamato la polizia, ha lasciato cadere l'attizzatoio. Il signor Paravicini? So che è molto vecchio e straniero, per giunta. Ma forse non è vecchio come sembra. Si muove come un giovanotto, è evidente che si trucca la faccia. Se ne è accorta anche la signorina Caswell. Potrebbe essere... So che sembra un romanzo d'appendice, ma... Potrebbe essere sotto mentite spoglie. Le sta molto a cuore dimostrare che il giovane Wren è innocente, vero? Un'aria così indifesa, così infelice. Lasci che le dica una cosa, signora. Fin dal principio io ho tenuto presenti tutte le possibilità. Il ragazzino, George, suo padre e qualcun altro. C'è anche una sorella, se ben ricorda. Già, la sorella! Può essere stata una donna ad uccidere Maureen Lyon. Una donna. La signorina Caswell? Non lo so, non mi convince. Anche se il suo accento è dialettale di queste parti, sì. Sì, signora. Il campo è molto vasto. C'è anche lei, per esempio. Io? Ha più o meno l'età giusta. Ma io non... No, no, la prego. Qualunque cosa mi dica di sé al momento, io non la posso controllare. E poi c'è suo marito. Giles, ma è ridicolo. Lui e Christopher Wren dimostrano più o meno la stessa età, anche se suo marito è certamente di qualche anno più vecchio. È molto difficile stabilire con esattezza l'età precisa di una persona. Che cosa sa di suo marito, signore? Che cosa so di Giles? Via, sergente, non mi faccia ridere. Da quanto tempo siete sposati? Da un anno. E l'ha conosciuto? Dove l'ha conosciuto? A Londra, a una festa. Ci eravamo andati con degli amici. E ha conosciuto la sua famiglia? Non ha nessuno. I suoi sono morti tutti. Tutti? Sì, ma... No, lei fa sembrare tutto così ambiguo. Il padre di Giles era un avvocato e sua madre è morta quando era ancora in fasce. Lei mi sta dicendo quello che le ha raccontato lui? Sì, ma... Ma non sa niente per conoscenza diretta. È una vergogna! Mi creda, signora. Lei non ha idea di quanti casi dobbiamo occuparci come il suo. Gente morta, famiglie distrutte. Mi risponda, da quanto tempo conosceva Giles Ralston quando l'ha sposato? Da 3 settimane, e non sa niente di lui! Non è vero! So tutto! So che uomo è! È Giles! E poi ieri non era nemmeno a Londra quando è successo il delitto! Ah sì? E dov'era? Qui? È andato fuori paese a comprare una rete per il pollaio, ma non l'ha trovata! Qui? Siamo a meno di 50 chilometri da Londra.
In macchina circa un'ora, in treno forse anche meno. Le dico che Giles non era a Londra! Un momento. Questo è di suo marito, vero? Sì. Questo è Living in News di ieri. L'edizione che si vende a Londra per le strade alle 3 di pomeriggio. Non ci credo. Davvero, signora Ralston? Molly, dov'è? Se n'è andato? Chi? Il sergente Trotter. Ah sì, è uscito di là. Se potessi andarmene in qualche modo da qualche parte, non c'è un angolo dove possa nascondermi in questa casa. Nascondersi? Ma sì, da lui. Ma perché? Perché? Perché sono così tutti furiosamente contro di me, ecco. Fra un po' diranno che gli ho commessi io quei delitti atroci. E in particolare lo dirà suo marito. No, non si preoccupi di lui. Chris non può scappare per tutta la vita. Perché dice questo? È vero, no? Sì, è più che vero. Tu non ti chiami Christopher Wren, vero? No. E allora perché? Perché mi faccio chiamare così? Perché mi piace, ecco. E poi quando ero piccolo a scuola tutti mi prendevano in giro, mi chiamavano Christopher Robin, come il ragazzino smorfioso di Winnie Pooh. Christopher Robin, Christopher Wren. È una semplice associazione di idee. Era terribile la scuola. Come ti chiami, veramente? Ma che importanza ha? Quando facevo il militare sono scappato, era terribile, era bestiale, lo odiavo. Sì, come l'assassino misterioso. Te l'ho detto, Molly, tutti i dati corrispondono. Sei mia madre? Sì, tua madre. Sarebbe andato tutto bene se lei non fosse morta, mi avrebbe curato, protetto. Ma non possiamo farci proteggere per tutta la vita. Ci succedono cose, buone o cattive, e dobbiamo affrontarle. Dobbiamo tirare avanti come se nulla fosse. Ma non si può. Sì, sì che si può. Vuoi dire che tu... Sì. Cos'è stato? Qualcosa di molto brutto. Qualcosa di terribile. Qualcosa che non ho mai dimenticato. Riguarda Giles? No, è stato molto prima che ci conoscessimo. Dovevi essere molto giovane allora. Quasi una ragazzina. Forse per questo è stato così terribile. Un incubo. È stato un incubo. Io cerco di non pensarci mai. Cerco di cancellare il ricordo. Così anche tu scappi. Fuggi invece di affrontare le cose. Sì, forse in un certo senso è vero. Beh, considerato che ci siamo visti ieri per la prima volta, direi che ci conosciamo molto bene. Sì. È strano, vero? Sì, immagino che sia perché tra noi c'è una certa affinità. E quindi tu pensi che io debba tener duro? Francamente, che altro potresti fare? Potrei soffiare gli sì del sergente. So sciare piuttosto bene. Sarebbe una spaventosa sciocchezza, quasi una confessione di colpa. Il sergente Trotter pensa già che io sia colpevole. No, non lo pensa. O perlomeno non so che cosa pensa. Lo odio, lo odio, lo odio! Chi? Il sergente mette pulci nelle orecchie, insinua cose che non sono vere, che non possono essere vere. Che cos'è questa storia? Non ci credo, non ci voglio credere. Che cosa non credi? Avanti, Molly, sentiamo. Lo vedi questo? Sai cos'è? È un giornale della sera, un giornale di Londra. E l'aveva nel cappotto Giles. Ma Giles non era a Londra ieri. Beh, sei stato in casa tutto il giorno. Ma non c'è stato! È uscito fuori paese a comprare una rete per il pollaio e non l'ha trovata. E sarà andata a Londra a cercarla. Ma allora perché non me l'ha detto? Perché mi ha raccontato di essere stato in giro per la campagna? Ma Molly, ecco, forse con questa storia del delitto... Ma Giles non sapeva niente del delitto! O forse sì. Forse lo sapeva. Santo cielo, Molly, non penserai che... Il sergente Trotter non penserà che Giles... Non so cosa pensa il sergente. Però è bravo a farti pensare strane cose del prossimo. Cominci a farti delle domande, a dubitare. Hai l'impressione che l'uomo che ami e che conosci a fondo sia un estraneo. È come negli incubi. Forse non ci si può fidare di nessuno. Forse sono tutti degli estranei. Molly,
quanto pare ho interrotto qualcosa. No, noi stavamo solo parlando. Io devo andare in cucina a preparare la cena. Vengo a darti una mano. No. Giles. Lei non ci va. I tête à tête non sono molto igienici, vista la situazione. Giri al largo dalla cucina e soprattutto da mia moglie. Ma senta un po'! Stia lontano da mia moglie, Ren! Non voglio che sia la terza vittima. Così è questo che pensa di me? L'ho detto anche prima, no? In questa casa c'è un assassino e secondo me lei risponde alla descrizione. Non sono il solo. Non vedo chi altro ci sia. È cieco, forse? O fa finta di esserlo? Ti ripeto che mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie. Anch'io. E non ho nessuna intenzione di lasciarla qui sola con lei. Ma che diavolo sta? Ti prego, Chris, vai via! No! Fammi il favore, dico sul serio, vai! Starò a portata di voce. Ma che cos'è questa storia? Devi essere impazzita, moglie. Accettare beatamente di chiuderti in cucina con un pazzo criminale. Non è né pazzo né criminale. Ma basta guardarlo per capire che è svitato. No, non lo è. È solo infelice. Non è pericoloso, Giles. Lo saprei se lo fosse. E comunque so badare a me stessa. Questo lo diceva anche la signora Boyle. Ti prego, Giles, basta. Di un po'. Che cosa c'è fra te e quello sciagurato, eh? Che cosa vorresti dire? Mi fa pena, tutto qui. Tempo fa ho letto su un giornale che i pazzi criminali hanno un fascino speciale sulle donne. A quanto pare è vero. Dove l'hai conosciuto? Non essere ridicolo. Sai benissimo che ho conosciuto Ren per la prima volta ieri. Ma davvero? Questo lo dici tu? Forse sei andato a Londra per incontrarti di nascosto con lui. Sai benissimo che non vado a Londra da settimane. Non vai a Londra da settimane, ma davvero? Questo è uno dei guanti che portavi ieri. Io l'ho raccolto oggi mentre parlavo con il sergente. E guarda che cosa c'era dentro. Un biglietto di un autobus di Londra. Sicché a quanto pare ieri non sei andato soltanto in paese. Sei andato anche a Londra. E va bene, ci sono andata. Mentre io tranquillo e sereno giravo per la campagna. Mentre tu giravi per la campagna. Avanti, ammettilo, sei andato a Londra. D'accordo, sono andato a Londra. E ci sei andato anche tu. Che cosa? Ci sei andato anche tu e hai portato a casa questo. Dove l'hai preso quello? L'avevi in tasca del cappotto. Potrebbe avercelo messo chiunque. Davvero? No, tu eri a Londra. E va bene, ero a Londra. Ma non per incontrarmi con una donna, Mowgli. Sul serio? Che cosa c'è? Non avvicinarti! Che cosa intendi? Non toccarmi! Sei andato a Londra per incontrarti con Christopher Wren! Fare lo stupido, no, naturalmente! E allora perché ci sei andata? Non te lo dico! Chissà, forse me ne sono dimenticata! Che cosa ti è preso, Molly? D'un tratto sei tutta diversa, io non ti riconosco più! Forse non mi hai mai conosciuta! Su, su, spero che voi giovani ragazzi non vi siete detti un poco di più di quello che pensate. Succede così spesso nei bisticci di innamorati. Bisticci di innamorati, questa poi è buona. Proprio così, proprio così. So perfettamente quello che voi provate. Ho passato anch'io, sapete, tutte queste cose quando avevo molti anni di meno. Jeunesse, jeunesse, come dice il poeta. Non siete sposati da moltissimo, immagino. Non è affar suo, signor Paravicini. Oh, no, 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 nessun affare. Ero venuto solo per dire che il sergente non trova più i suoi sci e ho paura che sia molto seccatissimo. Christopher! Che cosa? Il sergente vuole sapere se lei, signor Ralston, ha trasferito altrove i suoi sci. Naturalmente no. Signor Ralston, signora, avete tolto voi i miei sci dallo sgabuzzino? Assolutamente no. Qualcuno li ha presi. Che cosa lo ha ispirato a cercarli? La neve è ancora altissima. Ho bisogno di aiuto, di rinforzi. Volevo raggiungere il posto di polizia di Market Hampton per spiegare loro la situazione. E adesso non può più, oh cielo. Qualcuno è riuscito ad impedirglielo. Ma può esserci anche un'altra ragione, vero? E quale? Qualcuno vuole forse andare via di qui. Che cosa intendevi quando hai detto Christopher poco fa? Oh, guarda, guarda, il nostro giovane architetto ha preso il volo. Molto, molto interessante. È vero, signora? Chris, grazie al cielo, non te ne sei andato. Ha preso lei i miei sci, Ren. I suoi sci? No, naturalmente. E perché poi? La signora Ralston aveva l'aria di pensare che... Il signor Ren è un appassionato sciatore. Credevo avesse preso gli sci per sgranchirsi un po'. Per sgranchirsi? Ma... Datemi retta, gente. Questa è una faccenda molto seria. Qualcuno mi ha tolto l'unica possibilità di comunicare con il mondo esterno.
Voglio tutti qui, immediatamente. Credo che la signorina Casual è salita su. Vado a chiamarla. Ho lasciato il maggiore Metcalf in sala da pranzo. Maggiore Metcalf! Maggiore Metcalf! Non è là ora. Vado a cercarla. Eccomi. Mi stavate cercando? Per via dei miei sci. I vostri sci. Signor Alston, scenda! Qualcuno di voi ha preso i miei sci nello sgabuzzino? Santo cielo, no, perché? Io non li ho toccati. Però sono spariti. Da dove è salita in camera sua? Dalla scala di servizio. Allora è passata davanti al ripostiglio. Se lo dice lei. Però io non ho idea di dove siano i suoi sci. Oggi lei è entrato in quello sgabuzzino? Sì, ci sono entrato. Nell'ora in cui è stata uccisa la signora Boy? No, nell'ora in cui è stata uccisa la signora Boy, io ero giù in cantina. E gli sci c'erano nel ripostiglio quando l'ha attraversato? Non ne ho la minima idea. Non li ha visti? Non mi ricordo. Se c'erano dovrebbe ricordarsi. È inutile gridare, giovanotto. Non mi sono interessato dei vostri maledetti sci. Mi interessava la cantina. L'architettura di questo luogo è stupenda. Ho aperto la porta e sono sceso. Perciò non posso dirvi se i vostri sci c'erano o no. La questione è dove sono adesso. Non sarà difficile trovarli. Non si tratta di una caccia al tesoro. Sono un po' ingombranti gli sci, visibili. Perché non ci mettiamo tutti alla ricerca? Un momento, maggiore. Vede, forse è proprio quello che vogliono farci fare. Non vi capisco. Ormai, data la situazione, devo mettermi nei panni dell'assassino. Devo ragionare col suo cervello malato e scaltro. Devo domandarmi che cosa vuole farci fare e che cosa vuole fare lui. E devo cercare sempre di precederlo un passo, altrimenti ci sarà un altro morto. Ne è ancora convinto? Sì, signorina Casual. Sono ancora convinto. 3 topolini ciechi, ricorda. 2 topolini eliminati e il terzo in attesa. Siete qui in 6 che mi ascoltate. E uno di voi è l'assassino. Uno di voi è l'assassino. Io non so ancora chi, ma lo scoprirò. E un altro di voi è la terza vittima designata. Ed è a questa persona che parlo. La signora Boyle mi ha nascosto qualcosa. Ed ora anche tu, chiunque tu sia, mi stai nascondendo qualcosa, ma non devi farlo. Perché sei in pericolo. Ti ha ucciso 2 volte. Non esita ad uccidere una terza. E al momento, io non so chi di voi ha bisogno di protezione. Coraggio. Chi di voi ha una cosa? Una minima cosa da rimproverarsi a proposito di quella vecchia storia farà bene a parlare. E va bene. Preferisce tacere. Io scoprirò l'assassino, su questo non ho dubbi. Ma forse per uno di voi sarà troppo tardi. E vi dirò un'altra cosa. L'assassino si diverte di questa situazione, sì. Si diverte un mondo. E va bene, potete andare. A proposito di polli, mia cara signora, ha mai provato i fegatini di pollo serviti sopra il pan toast, densamente spalmati di foie gras con una strisciolina molto sottilissima di pancetta? Carezzata da un velo di senape fresca, eh? Ora io e lei andiamo in cucina e proviamo a fare qualche cosa assieme. Un'occupazione affascinante. L'aiuto io, mia moglie, signor Paravicini. Suo marito ha paura per lei. Molto naturale date le circostanze. Sono le mie tendenze sadiche a fare paura, non le mie intenzioni disonorevoli. Ahimè, questi mariti, che noia. Au revoir, madame. Sono certa che Giles non pensa. Oh sì, lui pensa. È molto saggio.
Posso forse provare a lui e al nostro tenace sergente che io non sono maniaco omicida? È così difficile provare le cose che non sono. E se invece io fossi veramente? Din, din, din. No, la smetta! Din, din, din. Ma perché? È un così gaio motivetto, no? Lei, la fattora, con quelle lame affilate, tagliò i codini a quei topini. Zic, 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 zic. Delizioso! Proprio quello che i bambini adorano. Bestioline crudeli, bambini. E certi non diventano mai grandi. No! Smetta di far paura a mia moglie! Lo so, sono una sciocca. Ma vede, l'ho trovata io. Aveva la faccia tutta viola. Non riesco a dimenticarla. Lo so. È difficile dimenticare le cose, vero? E lei non è un tipo che dimentica. Io devo andare in cucina. Le patate stanno diventando poltiglia. Giles, per favore. Che cosa ha detto la signora per metterla in agitazione? Io, sergente? Oh, niente, niente. Un piccolo scherzo innocente. Sono scherzi innocenti ed altri meno. Ora io mi domando che cosa intende con questo, sergente. Ho riflettuto un po' su di lei, signor Pravicini. Ah, sì? E sulla sua automobile che si è così opportunamente ribaltata nella neve. Lei voleva dire forse inopportunamente, vero? Dipende dal punto di vista. A proposito, dove era diretto ieri sera quando ho avuto questo incidente? Io andavo a visitare una persona amica. Di queste parti? Non molto lontano da qui. E il nome e l'indirizzo di questa persona? Ma sergente, ha davvero tantissima importanza. Voglio dire, non c'entra niente con questa assai spiacevole situazione, no? Noi vogliamo sapere sempre tutte le informazioni. Come ha detto che si chiamava questo suo amico? Non l'ho detto. Non l'ha detto, infatti? No. E a quanto pare non ha intenzione di dirlo. Ma possono esserci tante varie ragioni, no? Una mu? La discrezione? Ah, questi mariti gelosi. Non è un po' vecchiotto per fare il gallo con le signore? Mio caro sergente, io non sono forse così vecchio come sembro. È quello che pensavo. Che cosa? Che lei forse non è così vecchio come vuol far credere. Sa, signor Pravicini, di solito si cerca di sembrare più giovani. E quando uno cerca di apparire più vecchio, beh, ci si domanda il perché. Dopo aver fatto tante domande a tantissima gente, lei ora si rivolge domande anche a se stesso? Ma non le sembra di esagerare? Forse da me stesso otterrò risposte, visto che da lei non ne ottengo molte. Beh, provi ancora. Se ha altre domande da fare, naturalmente. Un paio le avrei, sì. Da dove proveniva ieri sera? Oh, questo è semplice. Da Londra. E il suo indirizzo a Londra? Io scendo sempre a Ritz. Molto elegante. E il suo domicilio stabile? Detesto la stabilità. Qual è il suo lavoro? Mi occupo di borsa. Agente di cambio? No. Lei ha capito tutto sbagliato. Questo giochetto la diverte, eh? E a quanto pare lei è molto sicuro di sé. Ma stia attento a non esserlo troppo. Lei è implicato in un delitto e un delitto non è uno scherzo. Nemmeno questo? Come è solenne, sergente Trotter. Io ho sempre pensato che i poliziotti non hanno senso di umorismo. È finita l'inquisizione per il momento? Per il momento sì. Infinitamente grazie. Io vado in biblioteca a cercare i suoi sci. Nel caso che qualcuno li abbia nascosti nel pianoforte. Au revoir, sergente. Un momento, prego. Desidera? Ha sentito le domande che ho fatto al signor Pravicini? Le ho sentite. Vorrei una piccola informazione da lei. E cioè, dica. Il suo nome per intero, prego. Leslie Margaret Catherine Caswell. Catherine? Scritto con la K. Già, e l'indirizzo? Villa Mariposa, Pinedor, Mallorca. E il suo indirizzo in Inghilterra? Presso la banca Morgan, Lidenhall Street.
Non ha un altro indirizzo qui? No. Da quanto tempo è in Inghilterra? Da circa una settimana. E dove ha abitato dal suo arrivo? A Knightsbridge, Lidbury Hotel. Come mai è venuta a Monkswell Manor, signorina Caswell? Cercavo un posto tranquillo in campagna. E quanto pensava o pensa di fermarsi? Finché non avrò terminato quello che sono venuta a fare. E sarebbe? E sarebbe? Eh? Che cosa è venuta a fare? Mi scusi, stavo pensando. Non ha risposto alla mia domanda. Non vedo per quale motivo dovrei rispondere, è una questione strettamente privata. Tuttavia, signorina... Non ho intenzione di discutere su questo punto. Lei dispiacerebbe dirmi la sua età? Per niente è scritta sul passaporto, 24 anni. 24? Le sembravo più vecchia, eh? Sono d'accordo. C'è qualcuno in questo paese che possa garantire per lei? La mia banca le fornirà la mia posizione finanziaria. Se vuole posso anche darle il nome di un legale, una persona molto discreta. Ma per il resto mi dispiace, non sono in grado di fornirle referenze mondane. Ho vissuto gran parte della mia vita all'estero. Mallorca? A Mallorca e altrove. È nata all'estero? No, ho lasciato l'Inghilterra quando avevo 12 anni. Sa, signorina Caswell, non riesco a capire che tipo è lei. E ha importanza? Non lo so. Che cosa ci fa lei qui? Pare che la cosa la preoccupi troppo. Mi preoccupa, infatti. Ha detto che ha lasciato l'Inghilterra quando aveva 13 anni. 12 o 13. E il suo nome era Caswell, allora? È il nome che porto adesso. Ma allora come si chiamava? Su, me lo dica. Insomma, dove vuole arrivare? Voglio sapere come si chiamava quando ha lasciato l'Inghilterra. È passato troppo tempo, io non me lo ricordo. Ci sono cose che non si dimenticano. Sì, lo credo bene. L'infelicità, la disperazione. Voglio sperare. Qual è il suo vero nome? Gliel'ho già detto, è Leslie Margaret Catherine Caswell. Catherine. Ma si può sapere che cosa fa lei qui? Io... Dio, vorrei non essere mai venuta qui. Credevo che il terzo grado fosse proibito. Stavo semplicemente interrogando la signorina. Sembra che l'abbia sconvolta. Che cosa le ha fatto? No, no, niente. È che questi delitti sono così orribili e io me ne sono resa conto all'improvviso. Scusate, salgo in camera mia. Non è possibile. Non riesco a crederci. Che cosa non riesci a credere? Sei cose impossibili prima di colazione? Come la regina di cuori di Alice? Più o meno, sì. Mamma mia, che facce. Sembra quasi lei abbia visto un fantasma. Ho visto qualcosa che avrei dovuto vedere molto tempo prima. Cieco come una talpa sono stato. Ma adesso, adesso credo che finalmente riusciremo a concludere qualcosa. La polizia ha un indizio. Sì, signor Re. La polizia ha un indizio. Voglio tutti qui, di nuovo, sa dove sono? Molly e il signor Raston in cucina, credo. Quanto a me, ho dato una mano al maggiore Metcalf a cercare i suoi sci. Abbiamo guardato in posti divertentissimi, ma in noi, zero totale. Era vicini? Non ho la più pallida idea di dove sia. Lo cerco io, le vado a chiamare gli altri. Signor Pravicini? Signor Pravicini? Signor Pravicini, desidera, sergente? Che cosa posso fare io per lei? Ah, invece della scarpina, il nostro poliziotto Cenerentola ha smarrito i suoi sci e non sa cercarli? Non ci pensi più e torneranno a casa da se stessi trascinando l'assassino incatenato. Che cosa succede? Maggiore, signora Razzi, sedete. Devo proprio stare qui, stavo cucinando. Ci sono cose più importanti dei pasti, signora. La signora Boyle, per esempio, non ha più bisogno di mangiare. Questo è un modo molto indelicato di presentare le cose, sergente. Mi dispiace, ma ho bisogno di collaborazione e sono deciso a ottenerla. Signor Ralston, le dispiacerebbe andare a chiamare la signorina Caswell? È in camera sua. Le dica che sarà una questione di minuti. Si sono poi trovati i suoi sci, sergente? No, ma ho un'idea precisa su chi li ha presi e sul motivo. E per ora non aggiungo altro. Ah, no, 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 no. E non aggiunga, la prego. Io ho sempre pensato che le spiegazioni vanno trattenute fino in fondo per il frisson dell'ultimo capitolo. Questo non è un gioco, signor Pravicini. Secondo me lei si sbaglia.
Secondo me è proprio un gioco per qualcuno. Lei pensa che l'assassino si diverte? Può essere, può essere, no? Che cosa succede? Signorina Caswell, signora, prego, sedete. Fate attenzione, prego. Come ricorderete, dopo l'omicidio della signora Boyle, io ho raccolto tutte le vostre deposizioni. Queste deposizioni specificavano dove vi trovavate al momento del delitto. E più precisamente, la signora Ralston in cucina, il signor Paravicini in biblioteca a suonare il piano, il signor Ralston di sopra e così pure il signor Wren, la signorina Caswell in biblioteca a sala scrittura e il maggiore Metcalf in cantina. Esatto. Queste le vostre deposizioni. Io non ho avuto modo di controllarle. Forse sono vere, forse no. Per la precisione, 5 di queste sono vere e una è falsa. 5 di voi hanno detto la verità e uno solo ha mentito. Ma io ho un piano che mi aiuterà a scoprirlo. E se scopro chi di voi ha mentito, scopro chi è l'assassino. Non necessariamente. Qualcuno potrebbe aver mentito per altri motivi. Ne dubito. E quale sarebbe questa idea? Lei ha detto che non ha avuto modo di controllare le nostre deposizioni. È vero. Ma se tutti voi ripetessi le azioni che avete fatto l'ultima volta? La ricostruzione del delitto. È vecchia. Che idea stupida. Non la ricostruzione del delitto, signor Paravicini. No? La ricostruzione dei movimenti di un gruppo di persone che si dicono innocenti. E cosa pensate di ottenere con questo? Mi spiace, ma per il momento preferisco non dirlo. Insomma, lei vuole una replica. Precisamente, sì. È una trappola. Che cosa intendi? È una trappola, ne sono certa. Io voglio solamente che tutti voi ripetiate le azioni che avete fatto l'ultima volta. Non capisco. Non vedo proprio che cosa lei possa scoprire facendoci ripetere le azioni che abbiamo fatto l'ultima volta. Non ha alcun senso. Davvero, signor Ren? Beh, di me dovrà fare a meno, sono troppo occupata di cucina. Non posso fare a meno di nessuno. A guardarvi, si direbbe che siate tutti colpevoli. Perché così riluttanti? Siamo ai suoi ordini, sergente. Collaboreremo tutti. Vero, Molly? E va bene. Wren? Signorina Caswell? Sì. Signor Paravicini? Consentisco. Maggiore? Sì. Dobbiamo ripetere esattamente quello che abbiamo fatto, vero? Sì, si ripeteranno le stesse azioni. Allora io vado in biblioteca e con un solo dito... Calma, signor Paravicini, calma. Lei, signora, suona al piano, vero? Sì. Allora sarebbe in grado di ripetere il motivo che stava suonando il signor Paravicini. Bene, allora le dispiacerebbe accomodarsi in biblioteca. Si siede al piano e si tenga pronta a suonare al mio segnale. Ma sergente, io avevo capito che ciascuno di noi doveva replicare il suo precedente ruolo. Si ripeteranno le stesse azioni, sì, ma non sarà necessariamente la stessa persona a compierle. Grazie. Io non vedo lo scopo. Uno scopo c'è. È controllare le vostre deposizioni e più in particolare una deposizione. E adesso fate molta attenzione. Assegnerò a ciascuno di voi una nuova parte. Signor Red, mi dispiacerebbe andare in cucina. Così potrà tenere d'occhio le pentole della signora. A lei piace tanto cucinare, se non sbaglio. Signor Paravicini, lei dovrebbe salire in camera del signor Wren. Passi dalle scale di servizio, è meglio. Maggiore, lei salga in camera del signor Ralston a controllare la derivazione. Quanto a lei, signorina Caswell, lei invece dovrebbe scendere in cantina. Il signor Wren le indicherà la strada. Purtroppo mi occorre qualcuno che ripeta le mie azioni. Mi spiace per lei, ma dovrà uscire dalla finestra. Prenderà parecchio freddo, ma probabilmente lei è il più robusto della compagnia. E voi che cosa farete intanto? Io farò la parte della signora Boyle. No, un po' pericoloso, mi pare. Vi assicuro che il senso vi sarà chiaro fra qualche minuto. E adesso, signori, andate ai vostri posti e rimaneteci fino a quando non vi chiamerò. Giochi di società.
Niente in contrario se metto il cappotto? No, anzi, glielo consiglio. E prendo la mia torcia là nel vestibolo. Signora Ralston, conti fino a 20 e poi cominci a suonare. Esattamente quello che volevo. Sa chi è l'assassino? Sì, lo so. Qual è di loro? Lei dovrebbe saperlo, signora Ralston. Io? Sa, è stata incredibilmente sciocca. Lei ha corso il rischio di farsi assassinare per nascondermi qualcosa. Non la capisco. Su, su. Noi poliziotti non siamo poi così tonti come si crede. Ho capito subito che lei sapeva della vicenda dell'Ombridge per conoscenza diretta. Sapeva che la signora Boyle era un magistrato. Sapeva che si era occupata di quei bambini, insomma, sapeva tutto. Ma perché non ha parlato? Perché non l'ha detto subito? Non lo so neanch'io. Volevo dimenticare. Dimenticare! La ragazza, lei si chiamava Waring, vero? Sì. La signorina Waring. Lei era maestra nella scuola di quei bambini. Sì. È vero o no che Jimmy, bambino morto, le aveva mandato una lettera. Una lettera che invocava aiuto dalla sua maestrina così giovane e gentile. Lei non ha risposto a quella lettera. Non ho potuto, non l'ho ricevuta. Non ha voluto scomodarsi. Non è vero! Mi ero ammalata, mi era venuta la polmonite. La lettera è stata messa da parte insieme all'altra posta e l'ho aperta solo settimane dopo. Ma ormai era tardi. Tardi. E quel povero bambino era morto. Morto, aspettando che io facessi qualcosa, sperando, e poi a poco, perdendo le speranze. Oh, è un'idea che mi ossessiona da allora. Se solo non mi fossi ammalata, se solo avessi aperto la lettera. È mostruoso che possano succedere certe cose. Sì, è vero, è mostruoso. Non credevo che i poliziotti portassero armi. Poliziotti, no. Ma io non sono un poliziotto, signora Ralston. Lei ha creduto che io lo fossi. Perché ho chiamato dicendo che il sergente Trotter sarebbe venuto qui. Io ho tagliato i cavi del telefono. Lei sa chi sono, vero? Sono George, il fratello di Jimmy. George, lei conviene non gridare. Perché se lei grida, io sparo. E invece mi piacerebbe parlare un po' con lei. Ho detto che mi piacerebbe parlare un po' con lei. Jimmy è morto. Quella donna malvagia e crudele l'ha uccisa. L'hanno messa in prigione, è vero? Ma la prigione non era abbastanza. Ed io ho giurato che l'avrei uccisa. E l'ho uccisa, infatti, nella nebbia. È stato un grande divertimento. E tra un minuto, signora, io ucciderò anche lei. Non le conviene, non riuscirà a cavarsela. Sì, è vero. Qualcuno mi ha preso gli sci. Ma pazienza, se non riesco a scappare sono stanco.
Ma mi sono divertito tanto ad osservarvi tutti. Mi sono divertito tanto a fare finta di essere un poliziotto. Quella rivoltella farà molto rumore. Vero. Meglio fare come al solito. Meglio stringere la gola. Three blind mice. Three blind mice. Tre topolini ciechi. L'ultimo topolino è caduto in trappola. Giorgi. Giorgi, ti ricordi della fattoria? Degli animali, il vecchio maiale grasso grasso, il giorno in cui il toro ci ha rincorso per tutto il campo. E i cani. I cani? Sì, Macchia e Riccio. Katy, sei tu? Sì, Katy, mi riconosci, vero? Katy, che cosa ci fai qui? Sono venuta in Inghilterra per cercarti, ma non ti avevo riconosciuto finché non ti sei attorcigliato i capelli. Lo facevi sempre, allora. Su, Giorgi. Vieni con me. Vieni. Dove andiamo? Non ti preoccupare, va tutto bene. Ti porto in un posto dove si prenderanno cura di te, dove ti impediranno di fare altro male. Non ti preoccupare. Molly. Molly, tesoro. Oh, Giles. Che ha fatto, Trot? È pazzo. È completamente pazzo. Allora è lui. Ma tu... Io ero implicata in tutta la faccenda. Insegnavo nella scuola dei tre bambini. Lui pensava che avrei potuto salvare il suo fratellino, ma non è stata colpa mia. Avresti dovuto dirmi. Volevo dimenticare. Credo bene tranquillizzarvi dicendovi che oramai tutto è sotto controllo. Quel disgraziato è in camera mia, reso incosciente da un sedativo. Sua sorella lì accanto. Gli aiuti arriveranno presto. La neve si sta sciogliendo e una jeep potrà arrivare. Quel poveretto è completamente demente. L'ho sospettato dal primo momento. Davvero non credeva che fosse un poliziotto? Sapevo che non lo era. Vedete, io sono un ispettore di polizia. Quando fu trovato quel libriccino su cui era scritto Maxwell Manor, Scotland Yard capì che era importante mandare qualcuno qui sul posto. E il maggiore Metcalf ebbe la cortesia di farmi venire qui al posto suo. Mi sono reso conto della necessità di questo appena Trotter è arrivato. E la Caswell è sua sorella? Sì, pare che lo abbia riconosciuto prima di quest'ultima manifestazione della sua follia. Non sapeva che cosa fare e finalmente è venuta ad avvertirmi appena in tempo. E io che pensavo che fosse Paravicini. Quel nostro bravo Paravicini. Sì, dovrò esaminare quella sua automobile. Non mi stupirei di trovare in una ruota di scorta un certo quantitativo di droga. Sì, signori, questa è la sua attività. Spacciatore. Ah, dimenticavo. Troverete gli sci sopra il baldacchino del letto nella camera azzurra. Li avevo nascosti io. Buonasera, signori Ralston. Giles, ma perché sei andato a Londra ieri? Tesoro, per comprarti un regalo d'anniversario. Oggi è un anno che siamo sposati. Anch'io ero andata a Londra per quello. Ma davvero? Sono sigari, spero che ti piacciano. Sono superbi. E li fumerai? Li fumerò. E il mio regalo? Dimenticavo. È un cappello. Un cappello? Ma non ne porto mai. Eh beh, per le grandi occasioni. Oh, è delizioso, Giles. Mettilo. Più tardi, quando sarò pettinata a dovere. No. Adesso, la commessa mi ha garantito che questo è il non plus ultra il fatto di cappelli. E non vorrei disturbare, ma dalla cucina viene un tremendo odore di bruciato. Devo andare a vedere che cosa succede. Il mio pasticcio!
Street light bus.